veramente questo un video, cosa che dire, commovente, insomma, perché obiettivamente ci pone davanti a una situazione che ci fa capire che le persone si combinano strada facendo, no? E allora torniamo a quello che dicevamo prima, la responsabilità prima di tutto di noi come educatori. Lo sappiamo che tutti i problemi di questa società partono dai problemi della famiglia. Nel momento in cui si è creduto meno nell'importanza del valore della famiglia, si sono andate sgretolando, e quando parlo di famiglia parlo un concetto molto allargato, parlo non solo dei genitori, ma parlo dei nonni. Chi di noi non ha amici che magari non frequentano più il nonno, oppure hanno fastidio se in certe situazioni si ritrovano in mezzo ai piedi anche le persone anziane. Quindi diciamo una cosa che è molto lontana da quella che era la cultura del nostro paese, dove si viveva in famiglie allargate. Quindi diciamo la perdita di questo concetto di famiglia sicuramente poi si riverbera anche nella società. Quindi quando diciamo appunto dell'educazione, io purtroppo ho sentito solamente la prima delle relazioni delle nostre autorevoli relatrici, e metteva l'accento a un certo punto sugli esempi negativi. Quello che purtroppo però volevo sottolineare è che sono anche gli esempi positivi ad avere dei riflessi negativi. È abbastanza semplice capire e immaginare come il bambino che assiste a una violenza da parte del padre sulla madre, una violenza verbale, una violenza fisica, ne trae un insegnamento negativo. Forse è meno facile capire quello che diciamo prima, cioè quando un eccesso di amore diventa un esempio negativo, perché appunto come facevo l'esempio all'inizio di questa conferenza, il fatto di dire sempre sì ai figli diventa poi crescendo un'incapacità di gestire i no. Quello che colpisce, penso tutti, quando vediamo questi episodi di violenza, sono poi le interviste dei vicini, almeno a me colpiscono, perché i vicini quasi mai dicono ma quella era una famiglia dove si sapeva che si andava a finire così. Spesso e volentieri dicono, fino a ieri sera, proprio ho visto ieri sera del giornale, dove dicevano una famiglia per bene, mai avremmo pensato. Ecco, il discorso, l'esempio, finché c'è un esempio negativo è abbastanza pacifico immaginare e comprendere che poi ha effetti e ripercussioni negativi in chi guarda queste cose con gli occhi del bambino. Ecco, forse bisogna soffermarsi un momento a capire che anche il troppo amore può diventare a volte un esempio negativo, e quindi noi come genitori, soprattutto, perché io ribadisco, l'unico modo per sconfiggere la violenza è gestire bene l'educazione dei figli, noi dobbiamo capire che ci sono momenti di crescita, alcune cose che ci dispiace, perché noi siamo nella condizione, per fortuna, in una società diciamo che ci dà molte possibilità, siamo nella condizione di poter dire quasi sempre sì ai figli. E che a volte dobbiamo capire che dei no servono proprio per farli crescere meglio. Quindi veramente vi ringrazio dell'opportunità che mi avete dato oggi di fermarmi anche io a fare queste riflessioni, a vedere questi bellissimi video, a sentire le interessanti parole laddove sono riuscito a sentire. Purtroppo ho perso le due relazioni di mezzo, ma penso che lo saranno sicuramente allo stesso alto livello. Perché ecco, a volte anche questo, in questa società un pochettino frettolosa, un po' una centrifuga di emozioni, di sensazioni, di impegni, forse perdiamo a volte il momento per riflettere su quali sono le cause di determinate eventi negativi, come ovviamente quello della violenza sulle donne. Quindi dicendo questo, io non so, passo a te la parola se vuoi chiudere tu, oppure se ci sono domande anche stimolate da questo video che veramente ribadisco commovente. Ci sono domande? Se no, io volevo chiudere ringraziando tutti, ringraziando i relatori, ringraziando gli intervenuti, però un particolare ringraziamento alla redazione web che ci ha permesso lo streaming, di essere qui presenti da stamattina e di assisterci.
DIRCOM, che ci ha assistito per l'organizzazione della giornata, e tutto il PUG, tutto il comitato che ha permesso di fare oggi questa. Io direi che ci ha permesso di riflettere e di. Anche in maniera concreta. In maniera, sì, di riflettere su quello che è la violenza e non parlare solo di una violenza di genere, solo femminicidio, ricordandoci che abbiamo colto l'occasione per nella giornata mondiale del femminicidio, ma abbiamo esteso la violenza anche alla violenza sul posto di lavoro e abbiamo visto gli aspetti. Diversi aspetti della violenza, però anche in maniera propositiva, quindi da un punto di vista educazionale, da un punto di vista sociologico, quindi sul posto del lavoro in cui bisogna dell'essere organizzativo e il posto del lavoro deve essere tenuto conto di quello che viene fuori per migliorare. E anche gli aspetti della professoressa psicosociali e stress da lavoro correlato nel mondo del lavoro. E quindi vi ringraziamo per tutti gli spunti di riflessione che ci avete dato e alla prossima. Grazie.